Oggi parliamo con Simone Provenzano, eccolo qui. Ciao, pronto buonasera. Al mio fianco. Ciao Simone, siamo qui per presentare la tua startup che crea un indumento molto molto particolare, un'idea veramente molto singolare la tua, molto interessante. Il prodotto, no? L'idea che, no? Che poi si trasformerà in prodotto è Qwear, ha scritto Qoowear, appunto. In realtà state lavorando alla realizzazione appunto di un indumento per quanto riguarda il periodo invernale che possa in qualche modo regolare la termicità, diciamo così, giusto? Spiegaci un po'. Allora, Qwear è il primo indumento invernale in grado di regolare autonomamente la propria temperatura. Qwear possiede un sistema di sensori che rileva tutti i dati biometrici del corpo, quali temperatura, ossigenazione del sangue, battito cardiaco, e l'invia ad un'intelligenza artificiale on board che predice quello che sarà il fabbisogno termico della persona. In questo modo va a soddisfare quel fabbisogno termico tramite dei reticoli termici alimentati a batteria, scaldandoti solo dove e quando ti serve. Rileva qual è il tuo reale fabbisogno termico, cercando sempre di tenerti comunque in quella zona di comfort e di non portarti mai o a sudare o ad avere troppo freddo. L'idea è nata al fondatore, io sono solo designer e co-founder, che si chiama Simone Casciaro, ha avuto quest'idea perché è una persona freddolosa, quindi ha sempre freddo, e circa gennaio 2016, quindi poco più di un anno fa, ho avuto quest'idea, me ne ha parlato e abbiamo iniziato poi rapidamente a lavorare per cercare di sviluppare in maniera più... Oh, perfetto, più dettagliata. Esatto. Questo abito ovviamente esiste, cioè esisteranno più modelli, immagino, non lo so. Guarda, per adesso stiamo sviluppando il primo prototipo. Parlo proprio di impatto anche estetico, non so, che uno può scegliersi dei colori, delle... Sì, stiamo pensando ad una personalizzazione per quanto intendevo. Riguarda i colori. Il nostro primo, diciamo, target sarà il target sportivo, quindi avrà perfetto. Sicuramente un look sportivo, ma ci amplieremo poi anche in altri ambiti sicuramente. Qwear, grazie alla sua rete di sensori, si rende conto quando la persona comunque sta entrando all'interno di un ambiente chiuso e quindi disattiva l'alimentazione dei reticoli termici, mantenendoti comunque sia in una zona di comfort senza portarti a quella sudorazione che una volta magari uscito di nuovo al freddo ti porta ad avere quel colpo di freddo che ti stende e ti lascia una settimana. Infatti io non so, ad esempio, a Londra come facciano, sono stato a Londra una settimana, loro hanno delle case caldissime, stanno a mezze maniche loro dentro casa anche in inverno, cioè per loro, loro devono stare così. Stanno a mezze mani, quindi è una temperatura che, non so, arriverà a 30 e passa gradi, insomma, dentro casa. È sì, allucinante. Esatto. E poi si esce, insomma, e fa il freddo che fa. Insomma, benissimo, bellissima idea. Allora, come vi state muovendo per concretizzarla, insomma? Allora, il nostro primo passo è stato quello chiaramente di sviluppare l'idea, sì. Ragionare il prodotto e cercare di capire se ci fosse un effettivo interesse. Abbiamo avviato una piccola campagna di marketing su Facebook intorno a dicembre-gennaio, lanciando un piccolo video di un minuto che spiega esattamente qual è il prodotto. Abbiamo ricevuto 11.000 visualizzazioni organiche, quindi senza spendere un euro di advertising, e soprattutto i feedback di quelli che dovrebbero essere poi gli utilizzatori finali. In questa maniera abbiamo capito effettivamente quello che è l'interesse sul prodotto, abbiamo capito come lavorare poi per raffinarlo e cercare di renderlo ottimale, e stiamo ora proseguendo sul prototipo per poter arrivare poi alla presentazione sul mercato. Oh, le tappe quali sono? Fine 2017? La nostra prima tappa vorrebbe essere l'inverno 2017, la presentazione su Indiegogo, che è una piattaforma di crowdfunding per iniziare una prima diffusione sul mercato. Benissimo, allora per andare a vedere questo video immagino ci sia una vostra pagina Facebook, un vostro indirizzo web. Sì, siamo attivi sia su Facebook che sul web. Su Facebook Qwear, lo spelling l'hai fatto poco fa, Qoowear, oppure sul sito internet www.qwear.com. Molto bene, grazie Simone. Grazie a te, è stato un piacere.